titano di Alphas. Dopo che le acque delle città non troppo libere erano state contaminate, l'esercito del mare oppressivo si mise in marcia per distruggere l'ultimo luogo importante della città, il titano di bronzo di Alphas. L'esercito del male spietato aveva fatto razzie nelle città non troppo libere. Il guardiano di bronzo, il faro di Alphas, era molto vicino. Se fosse caduto, avrebbe indebolito notevolmente lo spirito battagliero degli abitanti locali. Nel frattempo, l'acqua contaminata stava facendo il suo lavoro. Ehi, non hai un bel aspetto? Sei stato contaminato? Io, ma... Il contaminato deve morire! Ma ho moglie e figli! Ogni volta che uno dei contaminati muore, viene riportato in vita come non morto. Ah, ora sì che ci si diverte! Il paladino Elric aveva provato a riprendere il controllo della situazione. Non morti! Ah, non sono avversari degni di un paladino eccezionale come me! Crepate, mostri! Come osi uccidere una parte di me, mostro? La pagherai per questo, ma forse è meglio se prima mi curo di nuovo. Una vittoria scintillante per le forze del bene. Ancora una volta il mio potere in combattimento brilla nella gloria della dea. È tempo di curare le ferite. Nessun problema, grazie ai miei fantastici poteri. Nel frattempo, Talia doveva vedersela con le maree. Presto! Presto! Sta arrivando l'alta marea! Andate! Ora! Ah! Sembrano tanti segugi infernali che saltellano. Avremmo dovuto fargli frequentare un corso di nuoto. Come sempre, si finisce per risparmiare sulle cose sbagliate. Va bene, almeno ora siamo qui. Il sottosuolo è troppo debole per un dungeon, ma dovremo riuscire lo stesso ad attaccarli. Forza, seguitemi! Fateli a pezzi! Uccideteli! Affondate le dita nei loro nasi! Bene, ragazzi, eccoci qui. Distruggerò questa terra. Lasciamoci il fatto che tagli ogni volta a cercare di infilare le dita nel naso a qualcuno, ma ok. L'esercito del male razziatore aveva scoperto una fattoria. Se l'avessero conquistata, avrebbero potuto convertire facilmente gli abitanti in non morti. Convertiti per sempre, con asce e mazze. Mamma mia, quanto è spiritoso. Ora vi devo ombra, mi faccio questo qua. Qui non ne facciamo niente a danno, quindi. Il male trionferà. Sono più danno agli interessi che alle strutture della materia. Beh, povero mio orco crazzato. Tra l'altro, io faccio la cosa che abbiamo qui. Buono. Il male maligno si era impossessato della fattoria e aveva convertito gli abitanti in non morti. Ottimo lavoro! C'erano diversi villaggi nell'area. Avrebbero potuto convertire gli abitanti del posto in non morti con poco sforzo. Ok, so cosa devo fare. Andare avanti a colpire finché non si muovono più. E poi arruolarli nell'esercito quando iniziano a muoversi di nuovo. Posso farcela! Non fa una piega come ragionamento. Tra l'altro ci sono degli orsi e pozioni di cura. Ci merita di liberarlo, così siamo messi male almeno ci abbiamo un posto dove andare a rifugiarci. Fugiare, cioè sì, metaforicamente parlando, ovviamente. Io ho scoperto questa missione e recuperare due bei cosi. Abbiamo un vampiro. Sono belli guardati i vampiri. Perché con l'attacco si curano da soli. L'esercito del male più vile aveva raggiunto il villaggio a sud. Ben presto gli abitanti furono tutti massacrati e convertiti in non morti. Pare che la gente del villaggio avesse anche rinchiuso uno di quelli già trasformati. Potrebbe tornarci utile. Sì, tra l'altro si è trasformato in vampiro, ma ok, eh. Tanto quello gli avrebbe trasformato subito in vampiro. Tutta lì, studi questo. Non serve a niente. Uno scheletro.
del male e gioioso, aveva liberato un vampiro. Queste potenti creature erano ottimi combattenti, in grado di gelare il sangue nelle vene dei loro avversari, a patto di non succhiarlo prima. Incremento della vitalità, vediamo, io darei a lui. Che quello sì che se le prende, prende sempre, quindi. È ora di portare fuori la spazzatura. Distruggiamole tutte! Bisogna anche un'aria. In realtà se un po' tutti se le prendono, eh. Ora un po' con calmarsi perché non voglio perdere l'intero esercito inutilmente. Cioè, abbiamo un'altra prigione giù. Possiamo proseguire. Anche se non so perché il naga va davanti. Attendo ordini. Ok, possiamo proseguire. Qui abbiamo qualcuno? Il male saccheggiatore aveva raggiunto il villaggio a ovest. Gli abitanti stavano implorando di essere trasformati in non morti. O almeno questa è la mia missione. Ecco. Non importa cosa volevano davvero. Lì ci abbiamo anche il male anemico aveva liberato un altro vampiro. Stiamo facendo un grosso esercito. Tra questo abbiamo un libro di che si tratta. Rigenerazione vitale, che lo diamo? Voglio la testa di Thanos. Al naga, sei una buona idea, dice io. Perché il libro che abbiamo qua giù è bonus colpo critico, quindi sì. È ora di portare fuori la spazzatura. Andiamo qua su. Andiamo qui. Quanto? Dammi l'incantesimo. No, sono in Goblin Bot. Cioè, in teoria non deve aver perso ancora nessuna unità. Ah, ok, bene. Cioè, però ci penso, i non morti, cioè i zombie, contano come unità? Una domanda. Dove mi prende questo? In questo modo, ragazzi, per quanto riguarda la Horda, stiamo metaforicamente parlando a posto, visto che si continua a curare. E proseguiamo. Di ghiaccio abbiamo il colpo critico che voglio dare a taglia. Forse non li so così. Abbiamo tutto quanto. E ci facciamo messo un piccolo esercito. Composto da non morti. Lo sapevo, c'è sempre qualcuno. No shit. Ale. Questo non l'avevo calcolato, questo non l'avevo calcolato. Non prendi vista, non la uccido, no? Sì. Per fortuna è andata meglio quando pensassi. Tu mica la taglia, prendi il libro. Tra l'altro ci penso, se non mi ricordo se vai a influire anche sulle creature d'ombra. Beh, poco importa. Ma se così arrivati è il nostro buon e caro amico, il principe. Io chiamo un principe, ma che in realtà non lo è. Che dovrebbe interessarsi a sconfiggere nel prossimo episodio, credo. Non mi ricordo bene interesse come lo sconfiggiamo. Il male predatore era entrato nel villaggio a nord-est. Di lì a poco gli abitanti sarebbero stati sicuramente trasformati in non morti. Venite a darmi una mano! Ah! Fammi fuori là. Tizia che cura e se guardi al corpo o per meglio dire le mie guardi al corpo pa, pa, pa. Allora, in questa situazione non deve morire se è possibile, se devi ricordarsi non puoi tornare in vita qua e vi automaticamente missione fallita. Il male anemico aveva liberato un altro vampiro. Il male distruttivo aveva raso al suolo tutti i villaggi circostanti. Un lavoro eccellente, reso possibile solo grazie alle numerose indicazioni di uno straordinario narratore. Ora avanzava più determinato che mai verso il titano di bronzo di Alphas. Per la pazienza approfitto per andare a fare cura un po'.
Così saremo a posto. Anche perché è messa male. I non morti se non vengono curati dal coso dei naga, e quindi ci rimane soltanto un tizio da distruggere, che potrebbe effettivamente essere un problema. Però se ho notato c'è quell'obiettivo che Tajan deve morire, però ok, attendiamo un po' tutti. Così maxata. In realtà avrei dovuto evitare di farlo su quelli dell'Orda, ma ok. Cioè, aspettare che il Naga assicurasse tutti quanti quelli dell'Orda, ma ok. Quante pancia abbiamo? 1, 2, solo 2. C'è qualcosa che non quadra. Vabbè, adesso vediamo. Perché? Perché una delle missioni, ragazzi, era che dovevamo avere al minimo 5 Banshee. Il male possente continua a marciare incontrastato verso il titano di bronzo di Alphas. Lungo il cammino giunse a un accampamento di eroi guidato dal paladino Elric, in forze grazie ai contaminati dei villaggi. Alt! Chi osa entrare nell'accampamento del magnifico Elric il Carino? Che diavolo si farebbe chiamare il Carino? Ah, Talia! Ti stavo cercando. La mia straordinariamente ti ha trovata! Proprio come mi aspettavo. Non mi hai trovata, sono venuta da sola. Sei rimasta a guardare mentre io saccheggiavo tutta l'area. Ah, silenzio, mostro schifoso! Ora ti punirò! Nel nome del bene, della dea e di Thanos! I tuoi giorni sono contati! Hai finito di fare lo spaccone? Ti ucciderò, ti farò a pezzi e ti pulirò quella boccaccia con un vecchio straccio lurido. Ah, credi davvero di essere pronta per affrontarmi? Non sei degna di me. La dea in persona mi ha benedetto. Valgo quanto 3 paladini. Smettila di vantarti e facciamola finita. Io valgo sul serio per 3. Sta a vedere. Per il potere della dea. Moltiplicazione. Bene. Tralasciamo, ragazzi, il fatto che c'è stato un leggero problema di dialoghi, diciamo. Tra l'altro, io voglio prima far fuori loro perché sono una gran seccatura. Sono bello, lo so. Ora preparati a prenderne un bel po'. Va bene, sono in gran forma. Ora curerò il mio corpo e la mia anima come di norma. Usiamo adesso quello che cura. Fatto dove fa spostare in Ammira da là. quanto sono magnifico! Sei tu che hai ucciso Elric il risuscitatore? Verrai punita per questo! Dicono abbia delle mani guaritrici! Chiamarsi seriamente risuscitatore? Non giudichiamo, gente, non Sono giudichiamo. semplicemente magnifico! Sei tu che hai ucciso Elric il bel guaritore? Pagherai per quello che hai fatto! Siamo il bel guardone, quindi non è il mago. Come ho fatto a perdere contro di te? Io non posso. Ed è Il morto. titano di bronzo di Alphas era stato distrutto. Ora nulla avrebbe impedito la distruzione delle città non troppo libere. Il male vincitore aveva trionfato ancora una volta e aveva eliminato anche gli ultimi compagni di Thanos. Era giunta l'ora. Hai ucciso Elric! Quando è troppo, è troppo! Ora mi occuperò di te personalmente. Tutto ciò che è male verrà annientato. Era giunta davvero l'ora di affrontare Thanos. Il male, dubbioso, non era convinto che Talia fosse all'altezza di questo scontro. Posso affrontarlo. O almeno lo spero.